Benvenuti al concerto dell'Epifania, che chiude un programma di festeggiamenti organizzato per celebrare i 350 anni della congrega Santa Maria Visita Poveri e Monte dei Morti, da tutti conosciuta come congrega dell'Oratorio. Fin dal primo momento questa congrega ha rappresentato la vera identità di questo quartiere, perché ha raccolto tra i suoi fratelli i rappresentanti di tutti i gruppi sociali e fin dal primo momento ha promosso proprio lo sviluppo economico e l'integrazione sociale di questo quartiere. Pensate che già nel 600 è stata la prima congrega ad istituire un ospedale e una mensa per poveri. I protagonisti di questa sera dunque saranno i cori delle parrocchie di San Gennarello, di San Michele e San Giovanni San Lorenzo. Ognuno dei cori ha affrontato un programma di canti natalizi e non solo. Iniziamo subito con il coro di San Gennarello. Vi volete sistemare? Il coro nasce circa 7 anni fa per l'animazione delle celebrazioni. Fortemente voluto dall'allora vicario parrocchiale, oggi parroco della parrocchia San Gennaro in San Gennarello, Raffaele di Anna, ha trovato nel Monsignor Pasquale Aurizio il suo più grande sostenitore. Infatti, per il coro preziosi sono stati i consigli del Monsignore, l'affetto e l'interesse che Don Pasquale ha sempre mostrato per il coro. L'intento del coro è di offrire a tutti, in ogni canto, la possibilità appunto di esibirsi in un'unica armonia di voce e preghiera di lode al Signore. Il coro è in una continua crescita, in un continuo apprendimento, sia vocale sia musicale. Il primo brano che ci faranno ascoltare, diretti dal maestro Angela Catapano con il maestro Domenico Catapano, è il Dulci Jubilo, canto della tradizione natalizia che viene eseguito nella versione di Bach, grande compositore e organista tedesco del Settecento.